tutte. Allora, mi vedete un po' sul giallo perché in realtà mi piace di più vedermi così tanto gialla. Non so se voi, perché altrimenti se io mi tengo col focus normale, cioè fuori c'è una nebbia atroce. Adesso vi faccio vedere un attimo. Ecco, vedete, cioè non si vede nulla. Questo è il mio giardino, a proposito. Quello lì sarebbe un pino nano, cioè la faccia. Comunque, non si vede nulla, cioè è totalmente, non si vede totalmente nulla. Quindi, se io tenessi il focus normale, apparirei totalmente bianca, mentre preferisco essere più sul giallino che sul bianco, perché altrimenti mi vedete davvero come una persona che non dorme da anni. Intanto nel frattempo mi stava venendo da sbadigliare. Comunque, oggi è il 4 di dicembre, se non sbaglio, e io sono qui perché ho appuntamento con il video dei prodotti finiti. Tra poco avrò due esami da sostenere, quindi spero di riuscire a passare a dicembre, così sono libera fino a febbraio, quando rinizieranno le lezioni in università. A proposito, ragazzi, ho finito l'università, le lezioni in università sono tipo tristissima perché mi piaceva un sacco andarci. Cioè, io sarò l'unica persona al mondo che reagisce in questo modo. Alla fine delle lezioni in università, ma io mi divertivo tantissimo, mi piaceva il contesto. Cioè, ragazzi, cioè, a me piacciono un sacco queste cose. Non mi piace, l'unica pecca è che non mi piace studiare. Oh, sto perdendo un fottio di capelli. Che cazzo succede? Non lo so, scusatemi per la parola, ma oh Madonna Santa. Divento calva in questo video. Comunque sia, banda alle ciance, c'entro le bande. Iniziamo. Allora, vi parto da questa qua che non c'entra con né make-up né cose del genere, perché è una linea di tè. Ho finito per la mia prima volta cioè, del tè, probabilmente. E sono le tisane Pompadour, linea con metà mate verde e radice di liquirizia. Mi sembra molto inglese, penso. Comunque, scadono nel novembre del prossimo anno ed è un tè che essenzialmente in teoria dovrebbe essere adatto per ridurre il senso di fame, se non sbaglio. Sì, per combattere la fatica e ridurre il senso di fame. Ne mancava una, io l'ho finita stamattina. Questa qui è la marca. Questa qui è la scatolina. E devo essere davvero molto sincera che effettivamente il senso di fame lo riduceva. Cioè, io stamattina mi sono svegliata una fame, cioè, con la voglia di mangiare, ovviamente. Mi sto facendo questa tisana, adesso sto a posto. Incredibile, ma vero. Qua ci sarebbe di, cioè, qua consiglierebbe di consumarne 2 o 3 tazze al giorno. Ma io lo consumavo una volta ogni tipo 3 settimane. 2 mesi, non lo so, quando mandava la consumavo, quindi anche perché costava, non, mi sembra non costi mica poco. Comunque sia, io l'ho finita, un buon tè, un buon sapore, non si sentiva la liquirizia, a mio parere. C'era un miscuglio di sapori che non riuscivo bene a definire, però comunque mi piace, ve lo consiglio e si riduceva il senso di fame. Sinceramente la fatica non lo so, però il senso di fame comunque vi attesto che lo riduceva. Poi passando a, tiriamo fuori tutti i prodotti vari ed eventuali per vedere che tipo di prodotti abbiamo. Io direi adesso di passare con i prodotti per i capelli e poi il make-up. Allora, prodotti per i capelli, qui ho finito il physio shampoo di Omnia. Sapete che oltretutto questo qua lo utilizzavo per riempirlo, quindi il boccettino probabilmente lo tengo per riempirlo con altri shampoo perché torna molto molto comodo. Però sì, io qua dentro avevo messo, dopo averlo fi già finito, uno shampoo dell'Ultra Dolce. Comunque, questo physio shampoo a me non è che sia piaciuto particolarmente. Non penso proprio di ricomprarlo perché mi ci sto trovando divinamente con uno shampoo che vi menzionerò nei prodotti top. Adesso si sente odore di Ultra Dolce all'olio di mandorle dolci e fiori di loto perché l'avevo riempito l'ultima volta con quello. Comunque, questo physio shampoo a mio parere non è che sia stato chissà quanto efficace, chissà quanto buono. Mi rendeva i capelli soppa, quindi no, non ci siamo. Mi dispiace perché comunque è un buon inci, ma no, 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 no. Quindi niente. Ho finito un altro
shampoo, ho finito in realtà molti shampoo. Questo qua è lo shampoo della linea dell'Esselunga, della linea tipo bio, firmata Esselunga, quella col campianino. E questo qua è con estratti di tiglio e germe di grano per capelli delicati. Una cosa che odiavo tantissimo di questo shampoo è l'odore. Mi fa schifo, ma mi fa proprio schifo, 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 schifo. Io l'avevo preso perché ho detto, sapete che voglio passare un po' a prodotti messi meglio per i capelli. Poi, tralasciando il fatto che utilizzo dei prodotti per lo styling che fanno cagare, quindi, cioè, proprio il mio ragionamento non fa una piega. Però vabbè, comunque sia, pazienza. Niente, lo utilizzavo sotto la doccia di casa. Scusate, ma mi si era oscurato lo schermino e non riuscivo più a vedere cosa stavo facendo vedere. E niente, non lo ricomprerò essenzialmente per l'odore, perché è un odore che mi fa schifo. Non lo riesco a sentirmi, da davvero. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Sono il tiglio, io ho una cosa che odio. Sono allergica al polline. Quando sento l'odore del tiglio, cioè a me il tiglio scatena l'ira funesta di tutti gli dèi. Quindi non ci siamo, non lo ricompro proprio per principio. Io il tiglio non lo sopporto e non mi piace. Quindi sono contenta che almeno riducano la quantità di tiglio su questo pianeta. Facendone di shampoo, però no, non ci siamo. Ultimo shampoo che in teoria ho finito, sì, è questo qua dell'ultra dolce all'olio di mandorle dolci fiori di loto. Mi sembra che nell'ultimo video io ve l'avessi promosso alla grande. Sì, effettivamente non è non è un cattivo shampoo, però se non continuate ad utilizzarlo, qua sta scendendo trepuglio d'acqua. Perché era nella doccia, l'ho finito proprio ieri. Se non continuate a ricomprarlo e ad utilizzarlo, perché essenzialmente, almeno a me, ha dato un po' di problemi perché i capelli non me li rendeva più puliti come all'inizio. Semplicemente perché secondo me il mio capello si era abituato e il mio capello deve continuare a cambiare prodotti perché altrimenti si abitua e nulla lo tiene più pulito. Quindi secondo me è essenzialmente per quello. Però l'inci era molto buono, era senza parabeni, coloranti e siliconi, lo sapete. E quindi io ve lo consiglio perché è un ottimo shampoo. Però sul mio capello, la seconda volta che l'ho riacquistato, dava problemi perché si era abituato a questa formulazione. E quindi una volta che il mio capello si abitua, non gli fa più niente. Quindi non lo ricompro essenzialmente per cambiare un attimo, tra magari qualche mese lo andrò sicuramente a ricomprare se lo trovo in promozione perché adesso stanno aumentando come non so che roba il prezzo dei shampoo Garnier, 3 euro uno shampoo, ma secondo te? Ma beh, continuando, ah no, ho finito anche il balsamo. Finito anche il balsamo della stessa linea, mi è piaciuto molto già di più il balsamo perché me li rendeva molto morbidi, però lo stesso cosa dello shampoo, dopo un po' il mio capello si abitua, quindi non gliene fa più niente. E quindi niente. Poi, altro prodotto che ho finito è che con questo peccato che diciamo non mi facesse, non mi ammorbidisse tanto i capelli, però ho notato che molte persone mi hanno detto che avevo i capelli molto più lucidi da quando li utilizzavo, i capelli cioè, molto più lucidi da quando li utilizzavo. Ed è un impacco per capelli biologico fortificante dei Provenzali Bio. Allora, l'odore mi piace tantissimo, mi sembra. Sì, l'odore è particolare. O vi piace o non vi piace, a mio parere. A me non è che dispiace più di tanto. È biologico, quindi si sa, cioè, Provenzali Bio. E io lo utilizzavo a mo' di balsamo. Secondo me, a mo' di balsamo, è meglio utilizzarlo proprio come impacco, perché non è che, cioè, utilizzarlo per 2 secondi e poi toglierlo, secondo me non è che idratasse più di tanto il capello, quindi per quello dico. Però comunque a me non è dispiaciuto. Se mi capitasse un domani di andarlo a ricomprare, probabilmente sì, lo andrei a ricomprare, però io voglio provare nuovi prodotti perché sapete che poi il mio capello si abitua e non posso ricomprarlo. Però assolutamente promosso, mi è piaciuto un sacco e sì, lo andrei a ricomprare. Poi, ultimo prodotto per i capelli, ma ragazzi, cioè, ho finito, è questo qua del Keratin, trattamento intensivo di ricostruzione con cheratina liquida e capelli danneggiati, della Phytorelax. Fa cagare come inci, ve lo dico proprio spudoratamente. L'odore però è molto molto buono, mi piace un sacco. E 150 ml, è questo qua.
E sì, non è malissimo, non lo ricomprerò sinceramente perché non so nemmeno quanto costi, ma mi sembra che la Fitorelax non sia proprio una marca low cost. L'ho utilizzato anche questo come quella dei provenzali bio perché mia mamma si era stufata di utilizzarli, quindi ovviamente a chi li rifila, a moi. E quindi io l'ho finito, l'ho utilizzato, a parte che non ne mancava tantissimo di questo, quindi alla fine non è che l'abbia provato più di tanto, però comunque sì, non è male come prodotto, però io sapete che volevo passare un po' più al bio, quindi sto finendo tutti i prodotti con l'inci schifoso per poi ritornare a un po' dei prodotti interessanti. Prodotti via via via, ho finito queste strisce depilatorie della Sofy Depil con aloe vera, lo sapete, io queste qua le compro, le ricompro, le compro, le ricompro, le mischio, le disfo, le faccio, cioè lo sapete, queste qua sono dei prodotti che utilizzo sempre, li utilizzo anche per la cera per quanto riguarda il viso, perché per il corpo non fanno un cacchio, le preferisco per il viso, per il corpo non le comprerei neanche. E quindi niente, le ho finite, non mi ci trovo malissimo, costano poco e via. Ho finito questo qua della Hydratum, è il latte idratante che mi è stato regalato dai miei zii, l'ho finito. L'odore è molto buono, sa, di prodotti per l'estate. Oh, un sacco buono. Sono 200 ml, è tipo il primo posto c'è la paraffina, può essere? No, al secondo posto, dopo l'acqua. Quindi come inci non ci siamo per niente, però comunque non mi è per niente dispiaciuto. È stato abbastanza buono. A me è piaciuto, per esempio a mio papà non è piaciuto perché non gli idratava la pelle, però a me, zitto zitto, quanto quanto qualcosa ha fatto, strano ma vero. Forse era un'idea, era un'apparenza, però comunque a me non è dispiaciuto. Poi ho finito un prodotto che, dai, non ci posso credere che sia davvero ridotto così, ed è dell'Equilibra, ed è l'aloe vera e lo stick labbra protettivo e lenitivo. Buonissimo, eccezionale, mi è piaciuto tantissimo, prezzo ottimo. Tutte le qualità più buone di questa terra, cioè davvero faceva un sacco e in pochissimo tempo, però, cioè non ti puoi ridurre così. Cioè, ragazzi, ve lo faccio vedere perché davvero è incredibile. Allora, innanzitutto, eccolo qua. Oh, brasa. Vedete che le scritte si sono tutte cancellate. E anche una mia amica ce l'ha e ha lo stesso problema. Poi, qua il tappino si è rotto. C'era un tappino che copriva e si è frantumato. Già la confezione in sé, vedete qua c'è tutto un graffio, qui è saltato via addirittura proprio di peso, anche qui anche qui c'è tutto il graffio, cioè se faccio così si apre, vedete, quindi non ci siamo per niente. E l'ho scavato proprio fino in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo col dito perché mi piaceva tantissimo, però non ci siamo come packaging, le scritte vengono via, il packaging cade a pezzi, cioè se io me lo devo portare non è andare in giro con sto schifo qua. Quindi ottimo per quanto riguarda l'idratazione, protezione, cioè davvero eccezionale, mi è piaciuto tantissimo, molto più di quello dei provenzali, ma non ci siamo per quanto riguarda packaging, assolutamente no. Poi ho finito, vabbè, dei dischetti di cotone tranquillamente, questi qui liscia, sapete che io non vado molto a dischetti di cotone. E poi ho finito, passando, continuando sulla cosa make-up, ho finito un fondotinta, una cipria. Ho finito questa cipria di Astra, fatta così, ed è la numero 32, Natural Skin Powder Cipria Compatta, della Astra. Questa qua era tonalità rosata. C'è tutto il riflesso di dietro, però vabbè. Era troppo rosata per il mio incarnato giallastro, però ovviamente mia mamma non la voleva più utilizzare, quindi chi l'ha finita? La sottoscritta. Oh, mi stava cascando. Che dirvi, non è che mi sia piaciuta, non la ricomprerei assolutamente, meno male che l'ho finita perché fa davvero pietà. E
Non opacizza, almeno per chi ha la pelle grassa. Non opacizza, no, assolutamente. Anzi, aiuta a ingrassare la pelle, quindi non ci siamo. E poi ho finito il fondotinta di Kiko, il numero 08 della linea Soft Focus Compact, i più famosi al mondo, tra poco, della linea di Kiko. La spugnetta l'ho tenuta, il prodotto non c'è più. Buonino, assolutamente. Secondo me è un prezzo però troppo alto. Abbassate il prezzo perché altrimenti siete fuori come dei meloni. 15 euro quasi questo fondotinta, no. Però 7-8 euro ci sta abbastanza come fondotinta, perché non è un fondotinta malaccio, anzi anche abbastanza buono, però il prezzo secondo me è troppo alto, quindi ragazzi abbassate il prezzo perché ci sono molti altri fondotinta molto più buoni o comunque buoni anche quanto questo, ma che costano la metà. Quindi Kiko rasente i sassi, diciamo. Ho finito, non so se ve l'ho mai fatto vedere, questo qui della linea Hydra Vegetal di Yves Rocher. Mamma mia che schifo, cioè non struccava tra poco neanche un po' di cipria, cioè pietà, proprio pietà nel modo più assoluto. Magari terrò la boccettina per metterci dentro qualche altro prodotto, perché è la boccettina quella comoda, però non, cioè no dai raga, cioè dai scherzate con questo qui, due in uno, ma due in uno di che? Acqua micellare? Ma non ci siamo per niente. Il mascara, sognatevelo innanzitutto. A malapena il fondotinta? No, non ci siamo assolutamente. Vediamo qua che dice. Poi oltretutto l'italiano, ma non c'è. Guarderò lo spagnolo. C'è errore? No, ma va, ma dai. Questo qua ti dice anche di usarlo con, per gli occhi. No, ragazze, Hydra Vegetal, l'acqua micellare lasciate per perdere. Ma no, non vedevo l'ora di finirla, non sapevo più come utilizzarla. E la utilizzavo qualche volta per togliere il fondotinta un po' così alla cavolo di cane, ma tanto non si toglieva. Fa da verbità, no, assolutamente, non la ricomprerò mai più. A parte che era il campioncino che ti danno quando vai là e fai un acquisto col carnet, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, no, assolutamente no. Ho finito questi campioncini di Eucerin, il Day Cream SPF 15 più Uva Protection e la Night Cream, abbastanza buone, però mi ingrassavano troppo la pelle, quindi non andrei mai a ricomprarle. Ho finito, sto per finire questo Sant'Angelica Make Up, che amo questo mascara di Sant'Angelica. Ne ho altri, ne ho tantissimi altri, ma mi sono innamorata tantissimo. Questo qua è un mascara, diciamo, bianco, che è una base trattante per ciglia e sopracciglia. Io lo uso solo per le ciglia, però anche per le sopracciglia è molto buono perché le fissa tantissimo. E mi piace tantissimo, della Sant'Angelica, e ti fa due ciglia che sono così, così. Poi sopra ci metti il tuo mascara nero e power, hai fatto. Contiene 11% di principi attivi, chissà di che. Io lo applico sempre prima di truccarmi e di mettermi il mascara nero, perché sto usando dei mascara che non fanno alcun tipo di effetto senza questo. Quindi questo, cioè, tipo, mi ha salvato la vita. Lo stramo, ne ho tantissimi altri, penso almeno 3 o 4 dovrei ancora averne. E quando finirò sarò tipo tristissima, andrò alla ricerca assolutamente di questo qua. Spero, anzi in realtà spero di aver finito con i mascara neri, che almeno se ho finito con i mascara neri magari non vado neanche più a ricomprarlo se costa una cifra. Però stra buono, mi piace anche tantissimo. Poi ho finito un'altra burra cacao, questo qua dei provenzali, mamma mia, 18 minuti di video stringo, dei provenzali bio all'olio di argan. Anche questo l'ho finito con scavando col ditino, anche questo molto buono, ma era più buono quello dell'equilibra, peccato per il packaging. Questo qua invece è lo cestino, perché è totalmente l'inutilità, non penso neanche venga più prodotto. Comunque era un mascara per le ciglia fatto in questo modo, ma è diventato colloso, non mi fido neanche più a utilizzarlo. Poi ho finito, vabbè, questa Nivea Soft piccolina, piccina, picciò, che anche questa la riutilizzavo riempiendo con qualcos'altro. E poi qui ho dei campioncini di profumo che ho utilizzato e ho finito, il Guess Seductive, che mi è piaciuto molto, non mi ricordo. No, mi è piaciuto parecchio anche. È molto molto buono, non me lo ricordavo così buono. Questo qui di Kenzo, il Jour d'Amour. No, non è per niente il mio profumo. È il profumo che ho più odiato in assoluto, sia come bagnoschiuma, sia come crema corpo, sia come profumo in sé per sé, è questo dell'Erbolario, penso sia. Oddio, madò, che brutto, che schifo, non l'annuso neanche. Guarda, non vedo l'ora di buttarlo.
Mamma mia, in questo caso ho il bagno schiuma, ma è quello alle bacche di Goji. Mamma mia, che schifo. No, vabbè. No, non posso sentirlo. Mi viene la nausea, mi viene il vomito, solo a sentire l'odore. No, non mi è piaciuto assolutamente. Poi avevo Dopodiché, capito in ragazzi, la cinchi. profumazione. Mi sono piaciuti tantissimo. Olimpia. Oh, madonna, che buono. Light Blue di Dolce & Gabbana. E questo qua, Black Opium, che non ho ancora mai provato, però vabbè. Però lancio le confezioni. Boom, kaboom. Hopla. Comunque sia, niente, questi qua sono tutti i miei prodotti finiti. Ora non ho capito perché mi segna 0,27 secondi. Mi inquieti. Perché? Non voglio vedere. Tutti i miei prodotti finiti perché mi segna 35 secondi. C'erano 18 minuti di video. No, ti questo, non ho voglia neanche di tagliare nulla, quindi probabilmente vedete la mia reazione in diretta quando guarderete mai questo video. E vabbè, comunque sì, adesso andrò a vedere perché mi faccio. Questi sono tutti i miei prodotti finiti. Io spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso mettete un bel thumbs up, come dicono gli americani. E noi ci vediamo al prossimo video, che sarà probabilmente con i prodotti promossi e bocciati. Poi farò qualche video di Natale se la sottoscritta avrà tempo e sarà in grado di farli. E se mai vorreste vederli, in realtà, perché se non ve ne frega niente, non ve li faccio neanche. Cioè, ditemi voi cosa volete vedere. Se vi interessa qualcosa di Natale, io ve lo faccio molto volentieri perché mi piacerebbe un sacco. Niente, nel caso mettete un bel mi piace per il video su qualcosa riguardo al Natale. E niente, noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!